Amici e amiche di RB, torniamo in onda, in diretta, il qui e ora, dal Salone Internazionale del Libro 2024, 9-13 maggio, passate a trovarci, padiglione 3, stand N come Napoli, N146, Café Bleu è il programma che state ascoltando e guardando in onda. Nella seconda parte della vostra mattinata, dal lunedì al venerdì, replica a partire dalle 23, 11 del mattino, 11 della sera con voi anche dal Salone del Libro. In questo momento, nella postazione del podcast, ci sono amici e amiche che passano a trovarci. Abbiamo iniziato la registrazione del podcast collettivo per creare un'unica opera che riesca a unire lettori e lettrici, amanti della lettura, amanti dell'ascolto. Abbiamo iniziato ad ascoltare storie legate al libro, a una vita immaginaria o a immaginare una vita, partendo dal filo conduttore del Salone del Libro 2024, dato da Natalia Ginzburg e dalla sua vita immaginaria. E noi cerchiamo adesso di immaginare una vita nuova, un altro tipo di vita, partendo dal concetto di ribellione. Pensate che il termine barricata, il costruire dei muri per respingere ciò che non ci piace, la barrica è la botte. Questo termine barricata nacque a Parigi, una terra che insieme a molte altre ovviamente, ma quella in particolare, ha saputo davvero regalarci molti spunti per cercare di avere la volontà, la voglia di creare un pensiero diverso, un pensiero contro, un pensiero che ci invita a pensare ad altro e a essere altro. E partendo da questo concetto di rivoluzione, di ribellione, nella musica e nella letteratura, ho un compagno di viaggio meraviglioso, è che è un piacere di introdurre su RBE, Giorgio Almoti. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati, bentrovato a te soprattutto. Giorgio, un piacere ritrovarci qui al Salone del Libro, sì. Incrocio di tante storie, di tanti aneddoti, di tanti autori e autrici, lettori e lettrici. Sì, cioè, questa è la madre di tutte le narrazioni, se non altro come contenitore, cioè qui dentro cadono parole e bisogna andarsene un po' a cercare. Certo, è anche un po' difficile cercarle, perché quando c'è il tutto, alla fine trovare il particolare, trovare le cose che in qualche modo possono riguardarsi, possono interessarti, può diventare faticoso. Però è una grande sfida questa del contenitore di tutti i racconti, di tutte le parole. Soprattutto c'è un sacco di gente che ti racconta cosa racconta. Noi, anche l'anno scorso, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci proprio con questo vizio della narrazione, che è un po' nella natura dell'uomo, come la musica, come fare con le mani pitturate di vernice, di fango, fare delle impronte sulla caverna. C'è qualcosa che ci portiamo da sempre. Perché? Perché la narrazione è trasferire conoscenza. Io mangio un fungo velenoso, cado per terra, il mio amico a quel punto dice agli altri: quel fungo rosso lì, no, non è buono. Quella narrazione lì è utile, decisamente okay. È utile. Assolutamente. Vedi che c'è tutto un legame in realtà, siamo finiti addirittura ai funghi. Però in realtà può essere un esempio, noi parliamo di rivoluzione, di ribellione. Ci sono rivoluzioni enormi, grandissime, che possono partire da un battito di ciglia. E questo è un asset veramente di quelli più banali, che mi permette di introdurre Yo-Yo Mundi e in particolare maestro Paolo Enrico Orchetti Maestri. Buongiorno Paolo. Buongiorno Claudio, buongiorno Giorgio. Buongiorno Paolo. Sono proprio contento di essere qui, ecco perché. Poi anche in questa parte del salone, che è un po' lontano da quei riflettori che meno mi stanno simpatici, insomma, per cui. Che bello, che bel sospiro che hai tirato Paolo, meraviglioso davvero. Poi hai questa R valdese come no, quindi sì, appunto, così, non a caso, ecco, non a caso, anzi non a casa. Non guarda. A casa, ok. Io sto facendo un corso di fonetica, stai lavorando su R. Perché questo fatto dell'inclusione, ma uno deve anche avvantaggiarsi. Bello, assolutamente. Sì. Però tu frequenti Chicco, Siriani, è un R diversa. Lui c'ha l'R alcolica genovese, che è un'altra storia. Ogni volta che fai una R ti va via un pezzo di fegato, no? Voilà. Con Siriani, con Federico Siriani avremo modo tra l'altro di incrociarci qui a Salone del Libro, in particolare nello spazio col piacere di condurre domenica dalle 16 alle 18, ci sarà con noi anche Federico Siriani. Ma torniamo al qui ora, torniamo con Paolo Enrico Orchetti Maestri, Yo-Yo Mundi, un lavoro, quello della band, insomma, che da più di 30 anni parla anche di rivoluzione, pone l'accento a una realtà altra. E noi partiamo da questo concetto di realtà altra e di pensiero altro, unendolo alla letteratura e alla musica e ritorno. Insomma, tutto questo penso che sia un po' anche, come dire, i semi, le spore che hanno accompagnato finora Yo-Yo Mundi. Sì, credo che letteratura, qualunque produzione artistica, sia una restituzione. Per cui nel momento in cui
l'artista, con tutte le virgole del caso, le virgolette del caso, produce, realizza una sintesi di un pensiero, di un'emozione, di qualcosa che ci tocca, ci coinvolge, ci, in qualche modo ci suggerisce una scrittura, appunto la creazione, l'organizzazione di qualcosa viene poi restituita alle persone, al pubblico, a chi ci ascolta. Difatti è bello dire le nostre canzoni davanti a un pubblico e pensando che sia davvero nostre, no? E non soltanto di chi le ha. Così, questa è anche poi una giustificazione che molti artisti hanno per il fatto di rubacchiare qua e là, no? Perché dici, beh, insomma, in fondo io poi le restituisco al pubblico, per cui mi ispiro, però è davvero così, è un passaggio di consegne continuo e di messaggi continui, no? Per cui cosa c'è di più rivoluzionario di questo? Certo, sì, il concetto poi di rubare io lo rifiuto, proprio perché rubare sottende la necessità di avere una proprietà, di aver messo dei paletti. Ah, certo, ci vuole un catasto della creazione. Questa è una cosa che non riusciamo assolutamente a gestire. Per cui quando ti dicono no, ma De Andrea ha preso questo da quello, io penso che ci sia una narrazione corale che parte proprio dagli esordi dell'uomo e che in qualche modo vi vede, perché io poi sono un po' più zoppicante, tutti compartecipi, no? Ti vede. E in questo senso voi siete la rivoluzione permanente. Per quello. Adesso gli Oiomundi per me sono un imbarazzo perché sono fratelli, sono amici, abbiamo fatto cose insieme, però sono questa roba qui, che la rivoluzione è sì, lo dicevi tu, quelle barricate ci hanno insegnato che a un certo punto uno deve guardarsi in faccia e dire questa cosa non è più di questo tempo e bisogna cambiare, perché la rivoluzione è il cambiamento. C'è qualcuno che deve essere in rivoluzione permanente, c'è qualcuno che non deve mai far cadere nel sonno dell'abitudine la rivoluzione che cambia. Ecco, come poi proprio oggi, vive, prego, scusa Paolo. Claudio, proprio Vai. Oggi tu hai detto questa frase legata a De André, però proprio oggi che piangiamo sì, Giovanna Marini, che davvero ci ha insegnato come si fa. E la ricordiamo volentieri. Sì, un'amica, una persona straordinaria. Ci mancherà tantissimo, piange davvero il cuore. Paolo, una valigia, che è quella dell'attore quando si fa teatro, ma penso ci sia anche la valigia del cantautore, di colui che attraverso la musica racconta. La valigia del cantautore si nutre di tanti stimoli, per questo parlare di copiare, di prendere quella, a me lascia un po' così, perché in realtà ci nutriamo di storie e diventano nostre e cambiano, certo, e diventano assolutamente altro. Nutrirsi di storie e del termine rivoluzione e di rivoluzione nel 2024, che valore può avere secondo te? Oltre al valore rivoluzionario, direi che è la vita che procede. Non riesco ad immaginare un mondo che non si modifichi continuamente nel bene e nel male, perché non è detto che le rivoluzioni portino tutte a un qualcosa di necessariamente positivo o negativo, insomma sono sempre l'incontro tra esperienze differenti e di conseguenza generano esperienze differenti e valori differenti. Segnalo che oggi essere estremamente gentili, empatici e aver voglia di contribuire, costruire qualcosa, avere a che fare, avere la coscienza che esistono gli altri e che agli altri si possono tendere le mani per prendere delle mani, non tenderle al cielo in modo fascista. Ecco, questo credo che sia davvero, forse dire trasgressione è un po' di moda, ma in realtà rivoluzionario, cioè, in un mondo dove appunto l'odiatore seriale, a volte anche una persona distratta semplicemente che ha voglia di scatenare la mini barbaria che ognuno di noi in qualche modo possiede, nasconde le nostre miserie, eccetera, eccetera. Ecco, di fronte a tutto questo e soprattutto all'esplosione, no, che vediamo di violenza mostruosa dalle terre di Palestina in mille altri posti del mondo, ecco, in questo momento essere altro è molto molto importante.
Paolo, Giorgio, una riflessione che vorrei condividere con voi. Io ho questa immagine nella testa, una metafora che vorrei condividere è questa. Immagino uno o una di noi su una specie di trampolino o sul bordo di uno scoglio. Mi butto in mare o non mi butto? Mi butto cercando di essere me stesso, di liberarmi, o resto qua sopra sullo scoglio o in cima al trampolino per aver paura, perché ho paura di capire che cosa succederà dopo. Io immagino molte ragazze, molti ragazzi anche così, che non sanno bene quale decisione prendere, ma non solo in realtà i ragazzi e ragazze, penso anche agli adulti, perché ormai forse certi concetti, certe idee vengono messi in gioco. Non so se sono riuscito a raccontare questa mia sensazione che ho, volevo condividere con voi. Giorgio. Allora, per quello che mi riguarda, sì, la vita è continuamente una scogliera, è un mare. Il mare è l'ignoto, il mare è qualcosa per cui tu ti butti avendo una rappresentazione di quello che potresti trovare, che è tua, che è un'idealizzazione, che il mare magari non è come l'hai immaginato. Anche la rivoluzione, puoi fare una rivoluzione, l'abbiamo visto, mille rivoluzioni, tendendo a un'ipotesi, cioè ogni volta che fai una rivoluzione vuoi far star bene più gente possibile. A volte, figlio della rivoluzione, c'è qualcosa, c'è una macchina che in realtà stritola, c'è una macchina che comprime la lettura di un pensiero che in realtà apre all'ipotesi della condivisione, apre all'ipotesi dell'uguaglianza, a volte poi applicata politicamente negli stati, nelle cose, genera totalitarismi. Per cui ogni volta che siamo sulla scogliera e ogni volta che idealizziamo il mare, in realtà io credo, tu parlavi dei giovani, sarebbe importante che noi ci rivolgessimo a chi sta già dentro l'acqua, cioè a chi sta tornando dalla navigazione, a chi sta nuotando, a chi va sotto, a quelli che ci sono caduti per caso e che hanno dovuto farsi una ragione del fatto di essere in uno spazio altro e adattarsi, perché è vero che cambiamo sempre, neanch'io riuscirei a immaginare un mondo fermo, non si può, perché per un fatto antropologico, per un fatto biologico, noi tendiamo ad adattarci, pensiamo che l'uomo vive dai poli al deserto, c'è sempre l'uomo. E quindi rispetto a questa ipotesi, io credo che sia importantissimo, lo dice il Salone del Libro, che chi sta per buttarsi nel mare trovi qualcuno con cui scambiare conoscenza, con cui confrontarsi. Quindi è fondamentale. Affrontiamo questo ignoto, non dobbiamo aver paura delle nostre idee, Paolo. La linea d'ombra, insomma, cioè proprio questa che si è molto allargata nei nostri tempi, è molto, molto più lunga, ecco, meno breve. Prima hai detto prendere una decisione, no? Questo prendere una decisione, ovviamente non come l'hai raccontato tu, no? Che è molto affettuoso, ma la nostra società costringe a questa corsa alle decisioni che non portano a nulla. Per cui in realtà, e scusate se cito gli yo-yo, perché nel nostro Partigiani Sempre, realizzato insieme a Massimo Carlotto e a Maurizio Camardi, l'ultima canzone, l'ultima frase dell'ultima canzone dice costruire e immaginare, che è un po' l'augurio che io faccio a me stesso, a chi ci ascolta e soprattutto alle nuove generazioni. Invece di prendere delle decisioni, invece di essere costretti a immaginare un futuro che è solo promesso e non è mantenuto, vedi la scuola, no? Certo. Cioè, prepariamo al lavoro i nostri ragazzi, no, prepariamoli alla conoscenza, a pensare. Prepariamoli a pensare, a costruire e a immaginare, oppure a immaginare e poi costruire. Insomma, non cambiano i fattori. Giorgio. In questo senso, sempre citando quel disco, gli yo-yo, forse Paolo, se potessi raccontarci brevemente l'idea che sta dietro Sai che vai su, perché stiamo parlando proprio della scelta, stiamo parlando proprio del saltare dentro il mare. Cosa è Sai che vai su? Ma tutte le volte che abbiamo incontrato dei partigiani, delle persone che hanno fatto, che sono andati su, ecco, Sai che vai su è una frase tratta da Primavera di bellezza di Beppe Fenoglio, che anni fa mi ero appuntato, Sai che vai su, e ho detto questa, dentro c'è un po' tutta la storia di questi ragazzi che si scelgono la parte, ecco. Nella canzone c'è, cioè, sei la parte che ti scegli, perché in realtà noi quello siamo, cioè noi tutte le persone sono il frutto delle proprie scelte, dei
dei passi che si compiono, ecco. Quella canzone in realtà ci racconta di persone, ma dicevo prima, i partigiani con cui abbiamo parlato, non potevamo fare altro che questo, insomma. Mm-hmm. Cioè, in altri casi sono stati gli anni più belli della nostra vita, perché nonostante il dolore, la sofferenza, il rischio, vedere morire i compagni, i torturati altri, quelle erano scelte che rendevano luminosa una strada, una possibilità di esistere andando su, ecco, facendo qualcosa di simbolicamente più in alto, senza esagerare, però certo. Ovviamente questo è, insomma, è il sogno che abbiamo quando facciamo le nostre piccole grandi cose artistiche, no? Ogni tanto di riuscire a volare leggermente più in alto. Bello, e muovere il pensiero. Muovere il pensiero è meraviglioso, mi piace un sacco. Tra poco parleremo dei prossimi passi, dei Yo-Yo Mundi, le prossime date che vi riguarderanno, sì, da vicino. Parlando di resistenza, di partigiani, sì, vorrei anche sottoporvi un'ultima riflessione, Paolo e Giorgio. Quello che riguarda il cambiamento è una parola che amo tantissimo, che si ricollega anche per quanto mi riguarda al concetto di crisi. La crisi, cambiamento, cambiare, è proprio il taglio sulla tela di Lucio Fontana per me. Ecco, ci sono delle persone, degli esempi, quindi delle testimonianze come quella di Nuto Revelli, ad esempio, che si trovò in quella piazza, piazza che adesso è Piazza Galimberti, proprio di fronte al balcone in cui Lucio Galimberti parlò e diede il via alla resistenza. Era fine luglio, 26 luglio 1943. Lui aveva 23 anni, Nuto Revelli, era appena tornato dalla Russia, lui era fascista. Cambiò idea, il cambiamento. È possibile il cambiamento, te ne rendi conto, lo tocchi per mano, possiamo cambiare, è possibile cambiare. Il messaggio può essere sempre attuale, i partigiani sempre. Sì, è possibile cambiare, è difficile cambiare quando tutto si appiattisce. È difficile perché anche, dico una cosa forse scomoda, no? Ma quei valori e quelle ideologie erano anche quelle estreme, anche quelle orrende per noi e per la nostra coscienza, erano delle scelte assolutamente inaccettabili per noi, ma erano qualcosa di che aveva la sua profondità, ecco, più negli inferi che altrove, però aveva la sua profondità. Oggi c'è una nuova specie di indifferenti, quelli che fanno scelte forse di comodo e di superficie. Cioè, io trovo che chi ha idee razziste o fasciste oggi siano dei superficiali anche in quello, non approfondiscono, per cui non possono, fanno difficoltà a cambiare proprio perché c'è superficialità. Questo rende più difficile il cambiamento perché non c'è l'opportunità di altra scelta, perché non c'è la freschezza culturale o di passioni profonde che magari hanno portato Nuto Revelli a fare un percorso di giovane che il periodo, okay, era quello, andava Zang Tuntum, esatto, Balla D'Annunzio, e che tornando dalla Russia ha avuto molto tempo, direi, per capire altre realtà, altre verità, e di fare la sua scelta di scegliersi la parte, certo. Ma poi insomma tantissimi intellettuali e tantissime persone comuni hanno capito dopo, no? Io c'è un carteggio che tra la mia nonna di nata a Lusernetta, oh, e il nonno che lavorava come lavoratore coatto in Germania, loro nel carteggio si domandavano che cosa stesse succedendo ai poveri ebrei, perché succedeva tutto questo. Loro erano ovviamente un po' irritati per la storia di Nizza, mio padre era nato a Nice, erano, per cui ovvio che non erano fascisti, ma non erano neanche, cioè erano profondamente italiani, no? Credevano in questa nazione. E quella cosa ha cominciato a mettere in dubbio le loro certezze nazionaliste, no? Ecco, è questo, quello è il seme del cambiamento, no? È queste piccole storie del quotidiano. Sulla superficie si fa fatica
lo sappiamo, no? Butta un seme su una superficie, certo. Cosa fa? Buttiamoci, rimbalza, quindi, tuffiamoci allora, torniamo al mare. Giorgio. Sì, certo. Allora, Mutorevelli entra a ventenne, meno che ventenne, perché cerca di entrare, sì, come ufficiale degli Alpini nell'esercito regio, totalmente aderente all'idea fascista, l'hai detto. Arriva in Russia con i suoi alpini, lui comanda, lui è un ufficiale, e vede le attrezzature che gli hanno dato i ramponi, le corde, gli hanno dato le attrezzature da montagna per quella enorme pianura. E lì comincia il dubbio, lì comincia a dire ma che cosa sta succedendo? Rispetto a questa cosa, tornando dalla sacca tragica del Don, Mutorevelli, è vero che arriva sotto quel balcone e c'è la scintilla, ma sotto quel balcone lui non ci arriva con la balalaika o con il magnetino di Vladivostok come un turista. Ci arriva stringendo il suo mitragliatore. È l'unica roba che non abbandona. Lui arriva già con le armi. C'è già una nozione di dobbiamo rompere questo diaframma che ci impedisce di essere uomini, di essere liberi. E quindi poi partire, sapere di andare su, partire per... Ma Mutorevelli è quella roba lì, è la rivoluzione, e poi ritorna proprio a quello che ci siamo raccontati, perché Mutorevelli capisce il senso della conoscenza, no? Del fungo che ci dicevamo, e quindi quando posa il mitragliatore è perché comincia a raccontare, a raccogliere le voci. Il mondo dei vinti di Revelli è un mondo di narrazione potentissimo, in cui chi parla non ha mai voce, ed è il senso della rivoluzione permanente che non vogliamo abbandonare noi. C'è una cosa che mi ha raccontato Marco Revelli, il figlio: due chiodi fissi che aveva avuto era quello della lotta all'ignoranza, che legava il no alla guerra e il no al fascismo, quindi il no all'ignoranza innanzitutto. Questo penso che sia fondamentale continuare a raccontare attraverso la musica, attraverso la letteratura. I prossimi passi dei Yo-Yo Mundi, caro Paolo, posso dire una cosa in diretta? Devi. Ma quanto è bello stare a chiacchierare con voi due. Ma io davvero spero anche gli amici e le amiche a casa e qui presenti anche al nostro stand, passate a trovarci. Parlava di cambiamento e io mi sento nutrito. Ce lo auguriamo anche con gli amici e le amiche all'ascolto. Yo-Yo Mundi, 24 di maggio, si legge sul vostro sito yoyomundi.com. Dunque, intanto compiamo 35 anni, per cui ci sarà tutta una serie di iniziative. Nozze di... Quale metallo è, Bruno? Lo ignoro, comunque è una famiglia molto allargata. Bello. 24 maggio è Piave, comunque. Tra l'altro. E abbiamo tutta una serie di date che io adesso non ricordo. 24 maggio mi sembra a Fubine, Monferrato, insieme a Gianmarco Griffi, un festival sul Monferrato. E noi racconteremo di creature notturne attraverso le nostre canzoni. Poi mi sembra il 1° giugno siamo a Monte Rotondo Marittimo, e per una celebrazione, tra l'altro, proprio degli 80 anni di una battaglia, proprio di una battaglia, sì, per cui insieme ai gang, i nostri compagni e fratelli di tante lotte e tanta speranza. E poi via via abbiamo altre date in trattativa. Festa europea della musica a Qui Terme, il 22 di giugno, tengo il soccorso io. Il nostro compleanno. Quello poi, tra l'altro, ad Acqui, per cui è un grande invito collettivo, ci saranno degli ospiti che verranno a trovarci. Poi a novembre, fine ottobre, primi di novembre, realizzeremo addirittura una mostra in città, Palazzo Robellini, per raccontare la nostra storia. Bene, sì. Bene. Per cui, e poi abbiamo un disco nuovo. Vi rubo ancora 30 Vai. Secondi. Allora, esce a settembre il mio primo disco solista. Paolo! Ecco, per cui lo dico in anteprima. Perché questa esigenza? Da dove nasce questa esigenza? Dire ciao io. Gli altri non lo sopportano più. Lui non lo dice. Va bene 35 anni, ma anche basta. I nono mondi ormai per lui. No. E dunque, la cosa è questa: io ho scritto le canzoni per il nuovo disco degli Yo-Yo Mundi, poi Eugenio, il nostro batterista, mi dice: senti Paolo, però non potremmo fare un disco, il nuovo disco, mi piacerebbe che ci fosse più musica, meno parole, che i testi delle canzoni fossero più ad immagini e meno storie raccontate, meno sottotesti, eccetera, eccetera. Io mi sono ritrovato con una cucciolata di 10-11 canzoni che non avevano più uno sbocco, no? E a questo punto ho detto, ma allora scusate, posso fare il disco? Nel frattempo ho scritto insieme agli altri, insomma abbiamo realizzato già le canzoni del prossimo disco Yo-Yo,
che ha un titolo che non vi posso svelare, ma che uscirà in, penso, marzo dell'anno prossimo, e tutte le canzoni avranno una sola parola come titolo. Ce n'è una intitolata Kafka, ad esempio, un amore killer scritto tutto attaccato, perché eccetera, gli hanno contestato, non è uno scherzo, anche davvero? Il fatto che lui fa dei titoli lunghi, sì, era esatto. Proprio un attacco personale, cioè. Eugenio ha detto faccio fatica a depositarli alla SIAE, no? Tutte le memorie non ci stanno lì nel sul bordello, e io ho detto Paolo, okay. Enrico Archetti, già il nome, cognome, eccetera, ho detto questo si intitola Kafka, invece il mio disco, posso anticiparvi il titolo, sì, è una parola inventata, si intitolerà Amorabilia. Oh, che bello. Insomma, tante novità, un titolo, no, insomma, che ci ispira, non vedo l'ora di poterlo ascoltare. Nel frattempo è stato un piacere raccontare e ritrovare la rivoluzione, la ribellione, il cambiamento, la resistenza dalla letteratura alla musica e ritorno. Con noi Paolo Enrico Archetti Maestri, che ringrazio ancora. Giorgio, grazie per avermi accompagnato in questa chiacchierata. Ciao a tutti. Ciao.